Incendio all'Isola dei Famosi, ecco cosa è successo. I naufraghi sono stati colti nel cuore della notte da uno spaventoso incendio. L'Isola dei Famosi continua ad appassionare milioni di telespettatori in tutta Italia anche dopo le vicende che hanno visto coinvolti Francesco Monte ed Avenger. I naufraghi hanno già creato i loro gruppetti e si sono coalizzati per arrivare fino alla fine del gioco e, pur di vincere, si sono scontrati tra di loro più volte. Il reality si divide attualmente in due isole, Peor e Mayor. L'isola dei Peor è quella dei poveri dove non ci sono camfort e cibo a sufficienza per sfamare 8 persone, l'isola dei Mayor è ricca di cibo, cocchi e soprattutto c'è il fuoco. Gli imprevisti sono sempre dietro l'angolo per entrambi i gruppi, in questo caso è toccato al gruppo dei Peor, che nel cuore della notte si sono svegliati a causa di un incendio in spiaggia. Scopriamo insieme cosa è successo e come hanno agito i concorrenti di fronte a questo inconveniente. Le fiamme alte. Mentre il gruppo dei Peor dormiva beatamente, in spiaggia è scoppiato un incendio. Che cosa è andato a fuoco? Sembrerebbe che la capanna costruita dagli stessi naufraghi per proteggere il fuoco sia stato il motivo di questo incendio. Secondo Rosa Perrotta, una foglia secca è stata la causa di tutto. Le immagini, che sono state mandate in onda nel Daytim di Canale 5, hanno allarmato i telespettatori a casa, dato che le fiamme erano davvero alte e aggressive, ma fortunatamente dopo un paio di minuti il tutto si è ridimensionato. Il pensiero dei naufraghi non era rivolto all'incendio, bensì alla capanna, che serviva per non far spegnere il fuoco durante la notte. Dopo questo avvenimento, i concorrenti si sono messi all'opera per costruirne un'altra, anche se questa vicenda è stato motivo di discussioni all'interno del gruppo. Chi sono i Peor? Durante l'ultima puntata dell'Isola dei Famosi è stato decretato, in base ad una prova, il migliore e il peggiore della settimana. Alessia Mancini è di nuovo la peggiore per la seconda settimana e con sé ha deciso di portare Nino Formicola, Simone Barbato, Giuca Scasella, Francesca Cipriani, Jonathan Cascianian e Rosa Perrotta. Quest'ultima, ovvero l'ex tronista di Uomini e Donne, ha più volte manifestato il suo dispiacere nell'affrontare questa settimana insieme ad un gruppo con cui non va d'accordo, anche se ha cercato di instaurare un rapporto civile con tutti. Al momento solo Giuca Scasella si è mostrato aperto a nuove conoscenze, mentre gli altri naufraghi sono molto scostanti e diffidenti alla giovane ragazza. Riuscirà Rosa a farsi accettare da tutto il gruppo?